Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante e carino. Noi indicheremo ai nostri invitati, ad esempio, dove siamo nella mappa utilizzando LibreOffice Impress, che è un equivalente del PowerPoint. LibreOffice può essere installato gratuitamente nella maggior parte delle piattaforme, per esempio in Windows, in Linux ed eccetera. Allora, noi abbiamo realizzato questa mappa, una mappa dei Monti Sibillini, semplicissima, e noi vogliamo che gli ospiti vadano ad esempio da Visso a Castel Sant'Angelo sul Nera. Vedete che la mappa è 2048 pixel per 1152 pixel. Questo è importante perché ogni qualvolta si realizzano delle diapositive o degli slide con PowerPoint o con LibreOffice Impress, bisogna un po' rendersi conto che in realtà il proiettore o lo schermo del computer, diciamo, è in 16 noni, è orizzontale, diciamo, non è come il telefonino che è in verticale. Allora andiamo a vedere con la calcolatrice qual è il rapporto fra queste due informazioni. Facciamo 2048 diviso 1152 e ci rendiamo conto che questo è un numero noto perché è 16 noni. 16 diviso 9, se ne facciamo 16 diviso 9, è esattamente la stessa cifra. Noi perché facciamo questo discorso? Perché questa mappa noi la metteremo come sfondo della diapositiva e alla diapositiva fatta con LibreOffice Impress diremo che deve essere 16 noni. Allora andiamo ad aprire LibreOffice e scegliamo in questo caso LibreOffice Impress. Attendiamo un attimo. E poi, appena si apre, vediamo che noi siamo aiutati da questo tipo di modelli già predeterminati, ma a noi non ci interessa, facciamo subito annulla e noi, selezionando questi due riquadri con cance sulla tastiera, li cancelliamo perché noi vogliamo fare tutti da soli, tutto da soli. Allora, andiamo immediatamente nella scheda Layout di LibreOffice Impress 6.3 e all'interno, per esempio, della sezione formatta pagina, noi abbiamo una finestra molto nota perché è sempre quella. Se noi andiamo a vedere nella scheda pagina, vedete che noi abbiamo dovuto selezionare orizzontale e non verticale perché la nostra foto è in orizzontale, guardiamo l'anteprima, e poi abbiamo selezionato schermo 16 noni. Abbiamo imparato che 16 diviso 9 fa esattamente lo stesso rapporto della nostra foto e ciò significa che la nostra foto è 16 noni e può essere messa come sfondo. Noi la mettiamo come sfondo perché è la maniera più semplice per realizzare questo tipo di documenti. Andiamo su sfondo e poi premiamo il pulsante bitmap e invece di scegliere diciamo un motivo che è già qui inserito da LibreOffice, noi clicchiamo su aggiungi in porta e mettiamo la nostra immagine che è montisibillini.jpg. Lo apriamo, vedete che lui tenta di dargli il nome, ci mette il carattere dello spazio, percentuale 20, non sappiamo come mai, Montisibillini, ok. Adesso noi notiamo che se clicchiamo c'è un piccolo errore, perché vi ricordate che in alto a sinistra c'era Visso, in basso a destra c'era Castel Sant'Angelo sul Nera. Evidentemente c'è qualcosa che non va perché lui ha fatto una specie di zoom. Allora bisogna sempre stare attenti, sempre nella scheda layout, sempre in formatta pagina. Vedete che automaticamente, non sappiamo perché, seleziona come stile il mosaico, ma in questo caso invece la nostra necessità è quella di metterla estesa perché noi dobbiamo vedere tutta la nostra mappa nella inquadratura, quindi ricordarsi sempre di mettere estesa. Facciamo ok e adesso vediamo che abbiamo tutto quanto, no? Abbiamo da Visso a Castel Sant'Angelo sul Nera. Noi vogliamo un piccolo personaggio che si muova, gli facciamo fare questa strana strada, che si muova per far vedere alle persone che strada devono prendere per andare da Visso a Castel Sant'Angelo sul Nera. Allora andiamo nella scheda Inserisci e all'interno della scheda Inserisci c'è immediatamente Immagine. Noi abbiamo scelto casualmente un pinguino e noi abbiamo messo collocheremo questo pinguino qui sopra Visso e creeremo un'animazione tale che questo pinguino indicherà la strada alle persone che devono venire, diciamo, a casa nostra. Come si fa? Noi dobbiamo visualizzare questa barra laterale qua, cliccando, vedete, il tasto mostra, che non sembra un tasto, ma in realtà lo è. E poi vedete qui ci sono tante schede, c'è la scheda proprietà, la scheda cambio di positiva, animazione, dispositivi, schema, stili, galleria e poi c'è il navigatore. Noi ovviamente dobbiamo scegliere animazione perché questa è un'animazione. Come si fa? Si seleziona l'immaginetta, vedete che ci sono le manigliette di selezione e poi si fa più, nel senso noi vogliamo introdurre una nuova animazione. Che tipo di animazione è? Di entrata, in realtà, se noi vediamo, c'è percorsi di movimento, perché questo pinguino deve fare un percorso di movimento. Più specificamente, quale tipo di percorso di movimento a mano libera? Perché lui ovviamente non lo riesce ad individuare il software automaticamente. Quindi selezioniamo
più percorsi di movimento linea mano libera. Riselezioniamo il pinguino ed ecco che a mano libera, tenendo premuto il mouse, noi schiacciamo, vedete che si vede una piccola linea blu molto fine, molto tenue, non abbiamo capito perché l'hanno voluta fare così tenue. Noi stiamo tracciando, vedete, il movimento del pinguino sopra la strada, facciamo scendere qua, lo facciamo ritornare qua ed ecco che abbiamo trovato il nostro Castel Sant'Angelo sul Nera. È sufficiente fare così, selezionare l'immagine, fare più percorsi di movimento a mano libera e poi con il mouse, tenendo premuto, tracciandolo. Allora, adesso possiamo ridurre un pochino la scheda e poi possiamo andare per esempio in presentazione e vedere che cosa è successo. Vediamo, inizio la diapositiva, vediamo al click, perché l'evento era al click, vedete che questo pinguino si muove velocissimo. Che cosa facciamo? Con ESC usciamo e riandiamo nella scheda animazione e noi la selezioniamo e gli diciamo è un pochino troppo poco, 2 secondi, l'animazione deve durare di più, deve durare 5 secondi. Allora riandiamo in presentazione, inizio la diapositiva, facciamo click ed ecco che il pinguino nelle curve è velocissimo, però a un certo punto fa questo curvone e arriva fino al Castel Sant'Angelo sul Nera. Andiamo a vedere come possiamo immediatamente salvare questa diapositiva così velocissima, consta di praticamente un documento di una sola diapositiva, vedete il numero 1 con una sola animazione. La facciamo la scheda file e ovviamente ne facciamo salva con nome. Andiamo e ci scriviamo per esempio test. Lo mettiamo nella scrivania, vedete Open Document, questo è il formato di LibreOffice, ma c'è una certa compatibilità sia fra LibreOffice e Microsoft Office, quindi LibreOffice Impress è una specie di equivalente di Microsoft PowerPoint, vedete test ODP, lo doppio clicchiamo, è già aperto, andiamo in presentazione, facciamo diapositiva, clicchiamo e vedete che questo documento può essere inviato e condiviso con le persone, diciamo per indicare il nostro percorso dove siamo di casa. Bene, grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.